a tutti, a tutte, ci sono insomma, le persone collegate, le vedete nella paletta di destra con le varie funzioni, così spiego subito anche l'utilizzo della piattaforma, avete la possibilità di insomma, utilizzare la chat a sinistra e a destra vedete poi la lista delle persone che sono collegate, che stanno visualizzando l'incontro. Poi c'è anche la paletta Q&A, che sarebbe la paletta per le domande, ma fino ad ora non ha riscosso grande successo, nel senso che la chat continua a dominare anche da questo punto di vista. In ogni caso, se avete delle domande durante il panel, vi chiedo a questo punto di usare la chat e di scrivere lì le vostre domande. Non possiamo farvi intervenire tutti perché purtroppo il software consente soltanto fino a 20 persone collegate contemporaneamente, quindi non possiamo consentire a tutti di entrare e dimostrare la vostra cam. Però nel caso qualcuno volesse fare un intervento, può segnalarcelo in chat e può anche intervenire se avesse, come dire, una domanda, una riflessione più articolata rispetto a quella che può entrare dentro un messaggio di chat. Insomma, siamo qui, insomma, a quello che è ormai il quinto panel di questa settimana italiana del Global Forum di Democratize Work, e nel quale parleremo appunto di quelle che sono lo sfruttamento del lavoro nell'ambito della logistica, e un ambito, come dire, che da un lato si fa sempre più centrale, dall'altro diventa sempre più drammatico dal punto di vista delle questioni di lavoro. E avremo con noi il professor Vando Borghi dell'Università di Bologna, Elisa Dorigatti dell'Università di Milano e Francesco Sabato Massimo di Sciences Po di Parigi, che saluto e che ringrazio per aver accettato questo invito. Spendo due parole su quella che è un po' la cornice che ospita questa discussione, una cornice che, insomma, quella appunto del Global Forum. Questo incontro che ha provato, come dire, a concretizzare, a materializzare in una discussione quelle che sono state le tre parole chiave dell'appello promosso dalle tre autrici, Dominique Feda, Isabel Ferraris e Julie Battilana, e l'intento appunto di queste giornate, di quello che è stato anche un po' il lavoro che come Comitato Organizzativo Italiano abbiamo provato a fare, è stato quello di concretizzare, cercare di declinare le tre parole d'ordine di questo appello dentro quello che vediamo attorno a noi, dentro quelle che insomma è la realtà dei territori che viviamo, del contesto nazionale nel quale ci troviamo. E per questo motivo, insomma, abbiamo deciso di dedicare uno dei panel della settimana italiana alla memoria, insomma, di Adil Belakdim, un sindacalista che quest'estate è stato ucciso durante un picchetto, uno sciopero, da un camion che, insomma, trasportava merci dirette alla Lidl, e che ha deciso, insomma, di forzare questo picchetto dei lavoratori, determinando appunto la morte di Adil. Questo è stato, insomma, un episodio, come dire, per quanto, come dire, si può, insomma, è stato un episodio che non è stato un incidente. Ecco, questo è stato anche un po' il senso dell'appello, anche se questo chi è il piede che preme l'acceleratore, con appello, insomma, che ha visto diversi ricercatori e ricercatrici, tra cui anche molti che sono qui con noi oggi a sottoscrivere, e che provava a mettere in luce appunto come non si trattasse di un mero incidente, ma del risultato di logiche materiali, culturali che da tempo attraversano l'ambito della logistica e che, come dire, hanno determinato quei presupposti necessari per cui questo episodio accadesse. E quello, insomma, vorremmo provare a ripercorrere nella giornata di oggi è esattamente questo, cioè cercare di mettere in luce, di riprendere quelle che sono non solo le trasformazioni che questo settore sta attraversando, penso anzitutto al ruolo
delle piattaforme digitali, delle piattaforme di e-commerce e di giganti come Amazon, che stanno radicalmente trasformando questo settore, ma anche la centralità che questo ha assunto nel determinare l'organizzazione della vita sociale, della vita quotidiana, diciamo così, cioè il ruolo che ha nella logica che Fraser chiamerebbe del capitalismo espanso, quindi non solo di influenzare quelli che sono i processi strettamente economici, ma anche la capacità di influenzare quelli che sono anche le nostre abitudini. E la pandemia è stato, come dire, un momento non a caso, anche quello nel quale l'appello di Democratize Work ha visto la luce, ma è stato un momento che ha messo particolarmente in luce queste dinamiche e queste logiche. Il lavoro di Facchini come Adil, ma non solo, è stato il lavoro che ci ha consentito poi anche di rimanere a casa, di poter continuare come dire, a mantenere le condizioni di vita sociale e di abitudine, se volete anche di consumo a cui siamo abituati. Ecco, dopo la pandemia in realtà quello che abbiamo assistito è stato una nuova invisibilizzazione di queste tipologie, di questi lavoratori qua, che appunto spesso anche messi non solo al margine delle logiche salariali, ma appunto anche proprio delle dinamiche, se volete, politiche da questo punto di vista. E quindi il nostro intento oggi era quello di provare a riprendere un po' quella discussione che nell'appello veniva identificata come il fatto che il lavoro non può essere più considerato una semplice risorsa, e che questa logica del considerare il lavoro come una risorsa umana da sfruttare è un po' la logica che non solo si trova alla base del quello che è stato l'omicidio di Adil, ma una logica che si trova alla base di molti dei problemi che, come dire, molte delle fragilità che la pandemia ha messo in luce e che, come dire, ci ha messo davanti. Ecco, questo era per fare una breve introduzione del panel. Vi ricordo anche che domani alle 8 ci sarà il Meet and Mingle, ossia l'assemblea nel quale decideremo un po' il proseguo di questo movimento culturale. Chiedo, insomma, tutti i partecipanti, in realtà chi non sta parlando, magari di chiudere il microfono, così da, insomma, migliorare un po' anche la qualità dell'audio, e direi di partire subito dal professor Borghi, e di partire subito, insomma, cedo quindi la parola al professor Borghi, al quale, insomma, chiedo un po' anche di riprendere un po' i ragionamenti di quello che è stato appunto l'appello di chi è il piede che preme l'acceleratore, e insomma poi su questo continueremo la discussione. Grazie. Bene, grazie a voi dell'ospitalità e grazie agli altri che parleranno dopo di me, perché molto più di me sono competenti sul merito specifico delle cose di cui ha parlato lo stesso Marco Marrone. Allora, Marco, poi mi fai segno se quando arriva alla fine del mio tempo, perché io so che quando parlo poi perdo le tempistiche. Allora, mi è capitato più o meno una settimana fa di rispondere a una richiesta di intervento da parte di Radio Popolare più o meno sullo stesso tema, cioè sostanzialmente mi chiedeva questo giornalista di riflettere assieme un attimo, con i tempi della radio, naturalmente, su il senso di quell'appello, cosa è accaduto dopo e così via. In realtà ce la siamo cavati abbastanza rapidamente su che cosa è accaduto dopo, cioè niente uguale a quello che accadeva prima, perché naturalmente questi appelli lo sapevamo benissimo mentre lo scrivevamo, e anzi la fatica di fare questi appelli, di scrivere questi appelli, è sempre questa, che è la roba che gli accademici sono più abili a fare, ed è anche la cosa che ha, come dire, un effetto anche di retorico di cui ovviamente siamo tutti molto stanchi, ma nonostante questo lo abbiamo comunque fatto, e insomma credo abbia avuto un'adesione significativa, anche perché evidentemente quello che pure è quell'evento, che pure è simile a molti altri eventi, magari meno drammatici, ma simile, diciamo così, come sintomo di una situazione strutturale, è appunto uno dei tanti, però in quel caso naturalmente aveva straordinariamente colpito tutti,
Per varie ragioni, oltre che per la drammaticità dell'esito, ma anche perché probabilmente molti di noi hanno riflettuto sul fatto, come dire, della natura tragica, nel senso shakespeariano del termine, in cui erano coinvolti tanto la vittima quanto come dire, il colpevole di quell'atto, perché a sua volta egli stesso è vittima, poi ci sono le colpe personali su cui, come dire, non è nostro compito cioè, entrare, diciamo così, le colpe morali, le colpe penali delle persone. Però dal punto di vista della logica del sistema di cui stiamo ragionando, tutti e due erano inseriti, tutti e due, tutti i beati, tutti quanti erano inseriti in una dinamica che è appunto sintomatica di una situazione generale. Perché, allora, inviterei tutti quanti noi che siamo, soprattutto noi sociologi, che siamo sempre molto spinti a evidenziare, a dare particolare risalto ad aspetti apparentemente eclatanti di novità, cioè a cercare l'elemento di novità in tutto quello che via via indaghiamo, a riflettere sempre sull'equilibrio che in realtà in queste cose c'è tra continuità e discontinuità, cioè in quell'evento ci sono molti elementi di continuità, almeno di continuità storica in un arco di tempo ormai piuttosto ampio, un arco di tempo nel quale il rapporto tra capitale e lavoro, per usare questi termini un po' roboanti, si è andato riconfigurando profondamente e il lavoro ha perso sempre più capacità di essere un soggetto politicamente rilevante, in grado di avere voice, diciamo così, al tavolo della discussione sulle decisioni, sulle forme organizzative e così via. È un processo storico che dura da tempo e, appunto, ripeto, c'è un elemento di continuità, un elemento di continuità che peraltro affonda radici in una dinamica di continuità complessiva che è la storia del capitalismo, che ha conosciuto sistematicamente questi andamenti carsici in cui come dire, le valenze anche più violente del suo rapporto col lavoro si sono via via manifestate, poi si sono carsicamente immerse, poi si sono rimanifestate in forme differenti e così via. Quindi c'è un elemento di continuità di cui dobbiamo tenere conto per non sopravvalutare poi gli aspetti di supposta novità, cioè per cui improvvisamente ci occupiamo tutti, ad esempio, del mondo dei rider, no? Lo sappiamo noi che appunto ce ne siamo occupati molti tra noi e così via, ma c'è tutto un mondo del lavoro che comunque condivide più complessivamente, che condivide condizioni di attività in cui la democrazia banalmente è stata progressivamente espunta nelle dinamiche, nelle relazioni di lavoro e così via. Quindi sicuramente ci sono queste punte, sicuramente c'è un processo più generale, lo vediamo da un altro sintomo eclatante che abbiamo tutti quanti sotto gli occhi in questi giorni, che sono le morti sul lavoro, le quali a loro volta sono un sintomo di condizioni di lavoro che poi arrivano a quelle dinamiche così drammatiche, ma che poi quotidianamente hanno invece un elemento di continuità nel tempo altrettanto duro, anche se non sfociano nel morto. Ci sono degli elementi di discontinuità. Io, cioè, alcuni elementi di discontinuità li vedo, soprattutto in cosa? Nell'aumentata capacità di controllo che i global players hanno. No? Nelle piattaforme, nelle infrastrutture del capitalismo contemporaneo che hanno di imporre un controllo delle dinamiche del mercato. Cioè c'è un elemento di novità, questo non lo dico soltanto io, poi magari se ne può discutere con, ripeto, con Lisa e Francesco, molto più esperti di me sul merito. Vedo un elemento di novità nella capacità che questi global players hanno di controllare le dinamiche di mercato attraverso il controllo del mercato e delle regole con cui si interagisce all'interno di quelle piattaforme. Cioè, questi non si limitano a essere, come dire, delle imprese che fanno la loro attività economica dentro a delle regolamentazioni dell'attività economica che è il contesto che abbiamo sempre conosciuto del capitalismo, ma hanno una capacità di allearsi col consumatore finale a scapito dei soggetti, molti dei quali sono gli stessi consumatori, che però sono anche lavoratori, quindi un'alleanza tra global player e consumatore a scapito del soggetto lavoro, che ulteriormente indebolisce appunto il fattore lavoro nelle dinamiche di controllo dei processi e dell'organizzazione del lavoro stesso, che è un elemento di novità abbastanza dirompente, perché questi soggetti hanno capacità di controllo in senso molto ampio, cioè
hanno capacità di condizionare fortemente gli stili di vita delle persone, le scelte delle persone, la struttura del desiderio delle persone, no? Quando parliamo di capitalismo di infrastrutture, dobbiamo parlare di capitalismo di infrastrutture, nel senso di questi soggetti organizzativi e tecnologici, nel senso appunto dell'infrastruttura materiale che ne fa l'ossatura, ma dobbiamo parlare anche delle infrastrutture, della capacità di queste infrastrutture di diventare schema dell'esperienza dei soggetti, di incidere sul modo con cui questi, i soggetti, in quanto consumatori, in quanto cittadini, poi fanno esperienza del mondo, delle priorità, della loro struttura del desiderio, delle loro strutture del bisogno e così via. In questo io ci vedo un elemento di novità, un elemento di novità serio da prendere in considerazione, e su questo la seconda cosa che volevo dire, poi ripeto Marco, fammi segni se sto sforando, rispetto a quale può essere lo scenario a cui guardare, perché noi, diciamo, chi si è occupato di questioni del lavoro, avendo a cuore i temi dell'emancipazione del lavoro, della democrazia industriale, lo ha fatto fin qua, per lungo tempo, diciamo così, in una prospettiva appunto progressiva di emancipazione del lavoro, di capacità del lavoro di esprimere una voce sulle condizioni, sulla sua organizzazione, sui tempi, sui modi, oltre che sulle condizioni economiche e contrattuali, naturalmente, dentro uno scenario che era di un certo tipo. Adesso non entro nel merito, insomma, che era uno scenario di sviluppo, di progresso inteso come espansione della capacità umana di incidere sul mondo e di controllare il mondo. Ecco, un elemento di discontinuità che io vedo che non può essere trascurato nemmeno quando ci occupiamo di queste cose specifiche, cioè l'organizzazione del lavoro e quindi cose anche molto concrete, molto specifiche, è appunto rispetto allo scenario in cui eventualmente proiettiamo prospettive progressive che riguardino anche il lavoro. E questo scenario, secondo me, se prima aveva come, diciamo così, perno, come parola chiave e come perno di riferimento il tema della giustizia sociale, il tema della democrazia economica e così via, secondo me deve diventare qualcosa che ha a che fare con, non, la definizione, lasciamola perdere, molto, improvvisata, ma insomma qualcosa che ha a che fare con una giustizia ecosociale, cioè deve includere il fatto che l'Homo Faber, per come lo abbiamo conosciuto fino a qua, ha un problema drammatico e urgente che aveva anche prima, ma che non era così manifesto, diciamo così, che consiste nel fatto che il lavoro è uno di quei fattori, per come è organizzato, per la dinamica dentro la quale si trova ad operare, è uno di quei fattori che contribuisce a erodere, come posso dire, la riproduzione sociale in senso molto ampio, cioè come dire, la riproduzione delle condizioni materiali e immateriali della vita stessa. E quindi questo ci esige, ecco, io poi non so fare il passaggio immediatamente successivo, che è un passaggio poderoso, che significa entrare nel merito, nel dettaglio, e quindi una roba complicata e faticosa che, essendo io pigro, tendo a non fare, ma bisognerà pur fare. Questo scenario esige di ripensare alle questioni di democrazia del lavoro anche come questioni di, diciamo così, di politica della cura, se nel momento in cui lo dico non vengo non genero dei malintesi, cioè intendendo per cura non soltanto la cura, diciamo così, in senso tradizionale, per cui la dimensione relazionale, la riproduzione sociale, le attività di riproduzione sociale tendenzialmente identificate col lavoro delle donne, col lavoro domestico non remunerato, eccetera, eccetera, ma intendendo la cura come qualcosa di assolutamente trasversale a produzione e riproduzione, cioè come una questione attinente il potenziale distruttivo o appunto invece di cura del mondo, della relazione col mondo, che il lavoro incorpora in se stesso. Questo è un problema, che io sento come urgente. Nel momento stesso in cui ci si pone la domanda su che cosa possa voler dire democratizzare il lavoro, democratizzare le condizioni di lavoro e quindi anche ripensare il lavoro, ripensare l'Homo Faber, come ad esempio ne ha parlato anche di recente in più sedi un esperto, un intellettuale molto serio da questo punto di vista come Alain Supiot, che ha
indicato esattamente questo tipo di questioni in maniera molto più autorevole ed efficace di quanto non stia facendo io. Ultimissima cosa che aggiungo a questa confusa agenda di questioni è invece una delle ragioni, uno dei modi, diciamo così, che abbiamo messo all'opera in quell'appello, perché quell'appello, se vi ricordate, si concludeva sul che cosa facciamo noi che non siamo sindacalisti, che non siamo operatori della logistica, noi che siamo ricercatori, accademici, più o meno strutturati, eccetera, eccetera. E questo secondo me è importante. Che cosa facciamo? Che cosa dobbiamo fare? Ecco, io credo che un ruolo, se riusciamo a sfuggire, diciamo così, agli impulsi retorici che sono sempre presenti in questo tipo di questione, un ruolo che ci possiamo assumere è quello di sforzarci di far uscire queste questioni, queste che ho posto io, quelle di cui più in maniera più circoscritta ulteriormente si parlerà, dalla cerchia degli addetti ai lavori, cioè finché queste questioni, a partire dalle condizioni di lavoro di lavoratori come Dilma, a partire anche da questioni fino ad arrivare a questioni molto generali come quelle che sto indicando io, finché queste questioni rimangono appannaggio soltanto di coloro che se ne occupano perché riguarda direttamente la loro vita, o fino a che rimangono questioni appannaggio di quei pochi, sempre meno, che se ne occupano per ragioni di ricerca, non ne usciamo perché non incidiamo, non solo perché non si generalizza pubblicamente una questione, ma perché appunto il terreno in cui si generano, si producono gli schemi cognitivi con cui la maggior parte della gente interpreta la realtà è il terreno elettivo in cui operano quei global players che dicevo. Quindi se non si rendono cerchie sempre più ampie, sensibili a queste questioni che invece non vengono percepite dalla luccicante vetrina online di Amazon piuttosto che dalla comodità del proprio divano da cui ci arriva il cibo consegnato dall'altra organizzazione, eccetera, eccetera. Queste questioni non si colgono e fino a che noi non facciamo un lavoro per quello che ci è possibile nelle circostanze in cui ci è dato po questa possibilità di far percepire sul terreno in cui appunto quella capacità di creare sensibilità si genera, se non riusciamo a incidere anche su quello, temo che ci ritroveremo troppo spesso a riparlare di Adille, di situazioni di questo tipo. Grazie mille, prof, per l'intervento che appunto peraltro mi pare riprenda due delle questioni chiave del manifesto di questo movimento, cioè da un lato la necessità di ragionare la democratizzazione, la demercificazione, la decarbonizzazione dentro, come dire, una logica che non è più quella, come dire, di comparti stagni, ma che provano ad intrecciare, a leggere, come dire, la democratizzazione del lavoro e come uno dei punti di partenza, come dire, anche per riuscire ad immaginare una trasformazione più larga, più sistemica, che allo stesso tempo si può immaginare la democratizzazione del lavoro solo se assumiamo come dato anche la necessità di trasformare il contesto nel quale questa attività avviene. Tra l'altro mi permetto di dire anche che appunto anche la necessità di far uscire queste discussioni dall'ambito accademico, appunto un po' il perno di questo tentativo, di questo appello, è quello che stiamo appunto provando a fare, cercando anche di dialogare non solo come dire, fra sociologi, fra accademici, fra universitari, ma appunto anche uno spazio più ampio. Ampio che in queste giornate ha coinvolto anche attivisti, lavoratori e quant'altro. Adesso passo la parola a Lisa Dorigatti dell'Università di Milano, al quale insomma chiederei appunto di aiutarci a comprendere un po' quello che sta accadendo dentro le trasformazioni di questo settore, che sono un settore che appunto, mi permetto di dire, assume una centralità non solo in relazione a quelle che sono appunto le cose che si diceva prima, proprio il peso che questo settore ha sull'economia e sulla vita sociale, insomma, che
che stiamo attraversando in un contesto particolarmente come quello pandemico, ma un settore che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, questo, come dire, è un fenomeno che preesisteva alla pandemia, si è caratterizzato anche per una certa conflittualità, per una particolare capacità dei lavoratori di mostrare appunto conflitti in questo settore, ma anche per quello che è un dibattito che ormai si va sempre più consolidando su come si può regolare questo settore, su come si può riuscire a raggiungere anche un avanzamento da questo punto di vista. Passo quindi la parola a Lisa, grazie ancora per aver accettato l'invito. Sì, grazie Marco, grazie a tutti per questa discussione. Allora, per provare ad andare un po' nella direzione che diceva Marco, no, non so se sarò in grado di dire come si può regolare questo settore. Anticipo subito che la domanda è sicuramente molto al di sopra delle mie possibilità. Una cosa che a me sembrava interessante provare a fare era ragionare di questo settore in termini appunto di regolazione del lavoro, di condizioni di lavoro e di regolazione del lavoro, perché mi sembra parli a tutti e tre i temi cardine del manifesto e del Global Forum for Democratizing Work, e quindi in questo senso è sicuramente un contesto molto calzante per provare a vedere poi come materialmente si declinano queste tre grandi parole chiave, oltre che per il fatto che, come diceva Marco, come dicevano Bando prima, è un settore che sia dal punto di vista quantitativo, Marco diceva è un settore pesante anche in termini di addetti, ormai sono circa 1,5 milioni gli addetti nel settore della logistica, logistica che non è chiaramente soltanto la dimensione e-commerce, quindi quella dei grandi player e delle grandi piattaforme, c'è tutto un pezzo di logistica che riguarda, non che quelli non lo riguardino, ma che riguardano in maniera un po' più nascosta proprio l'infrastruttura di movimento delle nostre vite quotidiane, quindi banalmente anche quella B2B, business to business, che non va direttamente al consumatore, ma che infrastruttura i nostri supermercati, gli ospedali, anche tutta quella è logistica che talvolta è un po' nascosta e non esce nell'agenda rispetto a quanto faccia, ad esempio, Amazon, che pure è sicuramente un grandissimo player del settore, ma non è appunto l'unico e non definisce tutte le dinamiche che caratterizzano il settore. Però da un lato c'è questa una dimensione di peso, quantitativo anche, di peso in termini di appunto capacità e di necessità per la nostra vita, l'abbiamo visto nella pandemia, di peso anche rispetto a quelle innovazioni, quelle discontinuità di cui parlava Bando e di cui sicuramente parlerà molto meglio Francesco, in termini di i nuovi soggetti che si affacciano e a cui guardiamo spesso, appunto, quindi tutto il tema della piattaformizzazione e anche della materialità della digitalizzazione, che come in altri settori, penso al minerario, a tutta la discussione sulle terre rare che infrastrutturano, definiscono la dimensione materiale della digitalizzazione, in questo senso definisce la dimensione materiale della volatilità delle merci, di questa cosa evanescente che è la nostra possibilità di avere le cose a casa nel giro di 24 ore quando clicchiamo su Amazon. Quindi sicuramente interessante di per sé, interessante perché tiene insieme tutte e tre le parole del manifesto. In primis il tema della diversificazione, perché abbiamo visto nella fase pandemica più di quanto fossimo probabilmente abituati a vedere come la logistica, nonostante sia uno di quei settori che appunto è ormai diventato assolutamente necessario per la nostra vita, sia in quei contesti in cui talvolta così necessario forse non è, no? Stavo pensando quanto è necessario l'e-commerce, sicuramente ha consentito di passare dalla presenza al remoto, ci si può chiedere e credo che ci si debba anche chiedere, e era parte anche dell'appello di cui si parlava prima, questo tema del consumo e dell'alleanza consumo grandi player rispetto alla necessità e di come questo si inserisca anche in un ragionamento, in una discussione su l'impronta dell'uomo sul mondo anche in termini ecologici. Quindi questa dimensione dell'e-commerce come elemento anche problematico, ma sicuramente un elemento che abbiamo visto essere fondamentale per le nostre vite. Quindi l'essenzialità da un lato e il non riconoscimento dell'essenzialità dall'altro in termini di remunerazione, riconoscimento materiale di questo valore di essenzialità che si traduce spesso nel settore. È stato anche il caso
della vicenda di Adil in pessime condizioni di lavoro, in dimensione molto significativa di sfruttamento. Quindi qui si mostra il tema della necessità di demercificazione, nel senso che se lasciamo ai meccanismi di mercato, in particolar modo alcuni meccanismi di mercato che caratterizzano il settore, uno degli elementi più importanti del settore della logistica è questa estrema frammentazione dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi logistici, no? Perché ormai siamo abituati tutti a sapere che queste catene si configurano in anelli molto frammentati di soggetti, dai big player come Amazon, come anche altri soggetti della distribuzione dell'e-commerce, ai grandi provider di servizi logistici, i corrieri a cui siamo abituati a vedere arrivare alle porte delle nostre case, GLS, DHL, ma anche le grandi imprese clienti che richiedono servizi logistici, tendenzialmente non sono loro che poi effettivamente materialmente fanno il servizio, ma all'interno di questa catena del valore ci sono una serie di altri soggetti che sono legati contrattualmente ai provider finali, e l'esistenza di questa frammentazione è uno degli elementi che spiega poi anche il perché troviamo in questo tipo di settori condizioni di lavoro così precarie, così problematiche anche in termini di remunerazione. Cioè la frammentazione della catena del valore produce meccanismi di competizione fra le imprese, meccanismi di spostamento del bilanciamento di potere anche fra i soggetti della catena del valore, che mette in capo agli utilizzatori finali, diciamo così, una capacità estrattiva di valore che a loro volta le altre imprese coinvolte all'interno della catena tendono a scaricare sulle condizioni di lavoro e quindi sulle condizioni materiali delle persone che sono coinvolte all'interno di questi segmenti. Quindi in questo senso i meccanismi di mercato lasciati andare all'interno di questo settore producono meccanismi di spirale che si autoalimentano e che producono appunto una dimensione di deterioramento delle catene, delle condizioni di lavoro. In questo caso, in questo senso, tutta la proliferazione anche dei processi di informalizzazione col lavoro grigio o nero, grande ruolo delle cooperative cosiddette spuri all'interno di questo settore, che tanto a parte hanno avuto anche nella discussione pubblica, ci siamo abituati a conoscerle. Questi segmenti sono strettamente legati al ruolo dei clienti e di come questi definiscono anche le tariffe dei trasporti, e che in un qualche modo sono connessi anche al nostro imperativo in quanto consumatori di ricevere a bassissimo prezzo le merci che noi vogliamo avere immediatamente sulla nostra, di fronte alla porta di casa nostra. Questa è una alcuni di questi elementi sono una peculiarità italiana, in particolar modo il grande ruolo delle cooperative che non si ritrova in altri contesti, ma non è una peculiarità italiana questa dimensione della frammentazione delle catene del valore logistico, questo elemento di problematicità soprattutto degli ultimi segmenti della catena, ma che sono più in generale legate alle dinamiche competitive di questo tipo di settori e anche alla possibilità di frammentare appunto le catene del valore. Quindi demercificazione come legato a questi elementi di mercato che costruisce meccanismi a spirale che impattano sulle condizioni di lavoro, molto legato al tema della democratizzazione, perché come anticipava Marco, questo è stato uno dei settori lontano da in un qualche modo quelli che sono gli obiettivi di democrazia industriale che fanno parte del manifesto che sta guidando queste tre giornate. In questo settore non soltanto non siamo di fronte a elementi di democrazia industriale intesi in quel senso, ma siamo ben lontani anche da elementi banalmente di relazioni industriali pluraliste in cui c'è un minimo di riconoscimento tra capitale e lavoro e tra le parti che collettivamente o individualmente organizzano queste due parti. E il caso di Adil di nuovo è un elemento molto emblematico di un contesto in cui la conflittualità
è stata molto forte, c'è stata un'enorme capacità di organizzazione, di mobilitazione, di organizzazione dei lavoratori, quindi sicuramente non un settore che non ha dato segnali di grande rilancio anche della capacità di mobilitazione operaia, di soggettività operaia, di capacità di produzione dei conflitti, però sicuramente un elemento che ci rimanda a stagioni appunto relazione fra capitale e lavoro, che sono quelle più vicine alla dimensione ottocentesca che non a quella a cui siamo abituati nei nostri contesti, e che arriva appunto ad avere esempi come quello appunto dell'omicidio di Adil, che si situa all'interno di questo contesto, no? Una dimensione di relazioni industriali tutta legata alla dimensione del conflitto e dell'espressione immediata dei rapporti di forza, che ha mostrato da un lato un'enorme capacità appunto di organizzazione, anche con la crescita di soggetti nuovi di rappresentanza operaia, sindacalismo di base, che sicuramente qui ha avuto un terreno molto significativo e che ha mostrato anche nuove modalità di organizzazione del lavoro, e dall'altro lato una dimensione di risposta del capitale, oppure di non risposta, che va molto più nella dimensione dell'imposizione unilaterale, talvolta iperautoritaria e quindi con dimensione repressive anche nei confronti della soggettività e di qualsiasi manifestazione della voice operaia. Dall'altro lato, probabilmente ce ne parlerà Francesco, io lo conosco meno, ma per quello che so del caso Amazon, anche in termini molto più paternalistici, quindi con meccanismi di coinvolgimento in un qualche modo di blandizione, di costruzione di una dimensione che è più simile all'uso classico delle risorse umane stile americano, con una dimensione di coinvolgimento diretto dei lavoratori all'interno appunto della relazione con l'impresa. In questo senso, quindi, qui il tema della democratizzazione è in primis quella di come si costruiscono meccanismi di voice che abbiano una qualche dimensione di efficacia, che sicuramente si sono mostrati appunto come molto molto significativi, che hanno sicuramente portato anche dei grandi risultati in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro, e quindi in questo senso la democratizzazione come prerequisito per la demercificazione delle condizioni di lavoro, in questo senso la capacità di esercizio del conflitto sia dal lato del sindacalismo di base, che sicuramente è stato quello che ha lanciato la stagione di conflittualità e di mobilitazione che ha caratterizzato la logistica, sia dall'altro lato anche in parte del sindacalismo più tradizionale, che ha cercato anche in un qualche modo di costruire elementi in un qualche modo anche molto provvisori di argine a quei tentativi, a quei meccanismi di frammentazione, cercando di ricostruire meccanismi di ricomposizione della filiera, quindi di richiamare a responsabilità in primo luogo gli utilizzatori effettivi della forza lavoro, e costruire meccanismi appunto di ricomposizione e di restringimento degli ambiti di funzionamento del mercato per come era lasciato libero. E quindi su questo ci sono i grandi terreni su cui poi appunto la voce dei lavoratori, i meccanismi di democratizzazione, di esercizio della voce del lavoro sono estremamente rilevanti. La logistica è uno dei settori in cui la digitalizzazione sta impattando in maniera sempre più rilevante, sia in termini di architetture, quindi grandi provider, sia proprio in termini di modalità di gestione della forza lavoro, quindi algorithmic management, come viene definito dai colleghi inglesi, management dell'algoritmo in questi settori è presente sia dal lato della gestione dei magazzini, di cui ci parlerà probabilmente Francesco, sia sul lato della dimensione della distribuzione, e su questo si sono aperti anche grandi spazi conflittuali, con ad esempio gli scioperi dei driver, di coloro che ci portano materialmente a casa i prodotti, e che hanno cominciato a costruire elementi appunto di conflittualità, di intervento su un elemento sempre più rilevante della loro condizione. Dall'altro lato c'è il tema di come ci si confronta anche in un qualche modo, e quali possono essere gli spazi di confronto con questi enormi player che si portano dietro un chip che in un contesto
insomma, di prospettive, rilancio delle prospettive occupazionali è una carta moneta nel momento in cui arriva un grande attore che insedia all'interno di un contesto, appunto un insediamento produttivo che generalmente arriva a occupare centinaia se non migliaia di lavoratori. Come si fa a definire condizioni o a vincolare la loro capacità di insediarsi sui territori? Ci ricordiamo metà degli anni, inizio degli anni 2000, quando il grande polo logistico di Piacenza si insediò a Piacenza, e quanto su quel tessuto locale, che era in una fase di contrazione della dimensione manifatturiera, poteva già esercitare soggetti che appunto hanno una capacità occupazionale molto significativa. Chi è il soggetto che definisce le condizioni, ad esempio, di insediamento di questi grandi soggetti? Può essere il povero sindaco di Cernusco sul Naviglio, può essere il povero amministratore locale che è ben felice di vedersi aprire una prospettiva occupazionale per il territorio, o bisogna costruire spazi per relazionarsi, non dico a un livello di parità, ma almeno a un livello di altezza degli occhi sufficiente per interloquire appunto con questi soggetti, per non parlare della questione fiscale, che è un'altra delle questioni che resta nell'ombra di questi temi. Quindi anche qui tema democratizzazione e come si può aprire. Ultimo elemento sul tema decarbonizzazione, che non riguarda tanto il decarbo, ma quanto il ruolo di questi settori, che questi settori hanno anche in termini di nostra impronta sul mondo. Stavo pensando appunto al tema e-commerce, e quanto questo sia uno degli elementi più problematici, no? Da un lato ci ha consentito di portare avanti la nostra vita, dall'altro ha aperto un vulnus anche rispetto a una dimensione di rilancio di meccanismi di consumo, anche probabilmente un po' compulsivi, di cui ci dobbiamo porre un problema. Il ruolo del low e del fast all'interno di questi settori è sicuramente uno degli elementi che in un qualche modo impatta anche poi su come materialmente vivono le persone che all'interno di questi contesti ci lavorano. Io talvolta ho un po' la postura di trovarmi in una situazione di poco comfort quando si schiaccia sul consumatore la responsabilità per questo tipo di meccanismi. Sicuramente non è una dimensione su cui si può costruire una dimensione di attribuzione di responsabilità, ma è sicuramente anche un terreno che va aperto in termini di interrogazione su che cosa questo tipo di settori ci dicono anche in termini appunto di come vogliamo stare al mondo. Chiudo qui perché credo di aver rubato fin troppo tempo. Grazie mille. Grazie Lisa, in realtà sei stata pienamente nei tempi, grazie insomma per quella che è stata non solo una descrizione puntuale ed esaustiva delle logiche che non è così che governano l'ambito della logistica, ma a mio avviso anche un po' quella che è la posta in gioco dei conflitti in questo settore, in questo ambito, e se volete la potenzialità che i conflitti in questo settore hanno nel ripensare appunto anche a quei nessi fra decarbonize, decommodify e democratize. Passo su questo, cioè sulla questione dei conflitti e sul nodo in particolare, insomma, di quello che si sta muovendo, mi verrebbe da dire, non solo in Italia, ma quindi una prospettiva larga anche dal punto di vista europeo, sul terreno della logistica e su conflitti dentro questo settore. Chiedo a Francesco Sabato Massimo di Senspo di Parigi appunto di raccontarci un po' anche questo lato qua, cioè quelli che sono le cose che si stanno muovendo su questo settore. Francesco è, mi verrebbe da dire, non solo un ricercatore, ma anche un attivista, diciamo, in questo settore, va bene ricercatore. E appunto, insomma, passo la parola a Francesco, chiedo a Lisa anche di chiudere il microfono, che così miglioriamo un po' la qualità dell'audio. A te la parola, Francesco, e grazie per aver accettato l'invito. Magari provo a, mi faceva comodo se riuscivo a condividere qualcosa sullo schermo. C'è questo pulsantino di fianco al microfono. Sto andando, aspetta. Questo adesso è riuscito.
Sì, volevo partire un attimo da qualche dato un po' più complessivo, insomma, che in realtà poi in questo modo, cioè, riflette una situazione di, diciamo, un po' più consapevole, insomma, di declino strutturale, diciamo, di stagnazione quasi secolare e dei conflitti, in particolare nei conflitti del mondo del lavoro, a partire, insomma, dalla fine del ciclo fordista. Quindi appunto con un declino delle forme di sciopero, di mobilitazione, in particolare nei paesi occidentali, abbastanza marcato, soprattutto negli anni 80. E insomma, penso sia questo un po' il contesto generale da tenere presente. E tra l'altro un declino che è ancora più forte in quei settori che erano stati trainanti nei regimi di accumulazione fordisti. Soprattutto penso al manifatturiero, ecco. E questa cosa si vede molto bene nel caso italiano. Sebbene, per esempio, cioè, poi se andiamo a guardare le forme, cioè, insomma, l'andamento degli scioperi, vediamo per esempio nel caso italiano, a fronte comunque di una certa eterogeneità, rispetto a dei trend generali, poi ci sono delle tonalità che dipendono anche dalle contingenze nazionali, quindi per esempio nel caso francese vediamo questo bel picco nel 95 nel caso della riforma delle pensioni e che si ripete anche negli anni 2009-2010. In Italia invece abbiamo la grande protesta contro l'articolo 18, che è un po' il canto del cigno, diciamo, delle mobilitazioni di massa animate dal sindacato confederale. C'è poi da dire che a partire dal 2008, insomma, i dati non vengono più raccolti in Italia sulla conflittualità, ma in generale, insomma, non ci sono stati poi successivamente dei picchi paragonabili. Anzi, proprio gli anni 2010-2011 hanno anche sancito un po' quasi un colpo finale che è stato dato in particolare al sindacato nel settore della metalmeccanica, che aveva un ruolo insomma, di guida rispetto a quello insomma, che rimaneva la classe lavoratrice in Italia, dico, quello che rimaneva più in termini simbolici che quantitativi, nel senso che poi appunto se andiamo a guardare i dati, vediamo che il lavoro dipendente manuale resta ancora una quota più che rilevante nel mercato del lavoro italiano. E in realtà, proprio mentre appunto Marchionne lanciava la sua offensiva alla Fiat all'inizio del 2011, sì, con il referendum a e esplodevano la conflittualità, una grande ondata di conflittualità nel settore della logistica, che insomma rappresenta un po' quasi un mondo a sé nel panorama sindacale, non solo italiano, ma anche europeo, perché non abbiamo tracce di forme di mobilitazione così, insomma, così sia diffuse che radicali. Allo stesso tempo, in nessun altro paese europeo. E questo, insomma, le ragioni appunto sono multiple, insomma, le ragioni di questo caso italiano nella logistica, e ci spingono un po' ad interrogarci su quali sono le specificità di questo settore in Italia. E quindi, insomma, appunto, mi vengono in mente i primi grandi scioperi che cominciarono. Come diceva Lisa, a Piacenza, alla TNT, quindi una grande multinazionale, e ad IKEA, e che poi si diffusero un po' a macchia d'olio lungo tutto l'asse stradale, infrastrutturale padano, fino al Veneto, per poi anche manifestarsi, per esempio, nell'Interland romano.
E quindi il 2011 è questo grande anno di esplosione. La caratteristica di questo momento, insomma, forse sono due. La prima è l'emergere di una nuova forza lavoro che diventa protagonista, che è una forza lavoro immigrata, straniera. E forse posso anche togliere questo. E soprattutto extracomunitaria, quindi legata al problema della mobilità, del controllo della mobilità e la dipendenza della mobilità dal lavoro, quindi sottoposta a forme di disciplinamento parallelamente di sfruttamento abbastanza inedite, insomma, per la maggior parte della classe operaia italiana dell'epoca. E il secondo elemento è il fatto che questi operai, i facchini, trovano espressione, riescono a trovare un interlocutore, un alleato organizzativo e una forma di auto-organizzazione nel sindacato di base. Però in realtà non è il sindacato di base classico che emerge alla fine degli anni Ottanta, nelle ferrovie, nella scuola, nel pubblico impiego, o che aveva anche ancora i suoi bastioni ormai un po' declinanti nelle fabbriche del nord, per esempio, cioè che era un sindacalismo di base che ancora guardava all'operaio metalmeccanico come figura centrale e che quindi solo non fatica anch'esso a vedere la novità del fronte della logistica e quindi proprio da una scissione insomma all'interno del sindacalismo di base nasce il Sicobas e mentre parallelamente in Veneto si sviluppa su traiettorie e genealogie parzialmente differenti la DL Cobas, che sono i due principali attori, insomma, noi attori all'interno del settore. E un settore che era diventato un sostanziale deserto sindacale a causa di un processo di ristrutturazione profondo dell'intera economia mondiale e italiana, cioè italiana, che rigettava dei processi di transizione globale, no? Quindi di allungamento delle catene, di deindustrializzazione, però parallelamente di industrializzazione dei servizi, quindi questa logistica che viene scorporata e poi però ricollegata alla produzione, anzi, secondo alcuni, insomma, acquisisce anche un ruolo trainante rispetto alla produzione. E emerge su queste tendenze globali, però poi si declinano nel caso italiano in maniera specifica, con le sue specificità. E insomma, andando a guardare un po' i dati, anche quelli più recenti, insomma, si vede molto bene il livello di frammentazione che più volte ha sottolineato Lisa. L'88% delle imprese in quei codici Ateco che fanno riferimento alla logistica, al magazzinaggio, hanno tra il 0 e i 9 addetti, l'88%. E quindi un settore estremamente frammentato in cui le cooperative hanno un ruolo importantissimo. Adesso pure avrei un po' di. Le cooperative, insomma, hanno una specificità tutta loro nel caso italiano e intanto attraversano anch'esse con la crisi del movimento operaio, anche il muro di Berlino, anche i loro riferimenti culturali, ideologici tramontano, quindi ci furono per esempio delle affermazioni interessanti già negli anni 90 in cui i capi del movimento cooperativo in Italia dicevano il nostro riferimento non è più il socialismo, non è più Marx, ma è Mazzini. Insomma, c'è anche un processo di transizione ideologica delle cooperative e molte erano già presenti tradizionalmente nel settore dei trasporti urbani,
Quello che succede è che a un certo punto i trasporti urbani vengono catturati dentro dinamiche di valorizzazione globalizzate. E questo fa sì che le cooperative vengano trasformate, perdono la loro, il loro, perdono la loro, diciamo, spirito originario, se si vuole dire così. E diventano uno strumento di abbattimento dei costi e di esternalizzazione del lavoro. Quindi una particolare specificità del caso italiano è proprio l'esistenza di queste cooperative nei segmenti a basso valore aggiunto, cosa che invece è spazio occupato per esempio dalle agenzie interinali in paesi come la Germania, la Francia. E su questo poi, su questo punto magari se ho tempo ci ritornerò. Nella prospettiva, diciamo, di una normalizzazione del caso italiano dopo questo possibile normalizzazione del caso italiano dopo questo ciclo di lotto. Insomma, le cooperative occupano un ruolo rilevante. Per esempio, c'era un dato interessante sul numero delle cooperative. Allora, diciamo che nel settore tra il 91 e il 2001 il numero in generale, scusate, il numero delle cooperative aumenta del 50% e il numero di addetti delle cooperative aumenta del 41%, e arrivando ad occupare circa il 12% delle imprese attive, ma in realtà solo il 5% degli occupati. Quindi questo fa già pensare che, insomma, è possibile, coincide insomma con quello che emerge parlando con gli attori sul campo, insomma, della presenza di molte cooperative dormienti, diciamo, di cooperative che non hanno occupati, che li hanno avuti e che poi si sono sciolte, che sono sparite dai radar. Insomma, emerge una forte opacità all'interno del settore. E nella logistica, come attività di trasporto e magazzinaggio, le cooperative acquisiscono un ruolo importante sempre negli anni 90. E nel decennio successivo anche con il 16% degli occupati nel 2006 e il 21% nel 2011. Quindi parliamo di un attore molto importante che ha anche un ruolo istituzionalizzato riconosciuto ai tavoli del contratto collettivo nazionale. Infine, un altro dato molto interessante è che il 45% delle cooperative attive nel settore della logistica nel 2006 erano state create all'inizio degli anni 2000. E il 30% tra il 90 e il 2000, cioè quindi erano tutte cooperative che venivano da una tradizione, ma che nascevano perché in tanti stavano vedendo un'opportunità nell'arrivo di flussi migratori importanti e nell'apertura di questo nuovi segmenti da esternalizzare, da prendere in appalto, che gli danno un'opportunità semplicemente di fare affari e di integrarsi a catene del valore globali. Insomma, scaricando i costi scaricando nel prezzo, insomma, sul costo del lavoro sostanzialmente. Se per esempio nel 2017 il contratto collettivo prevedeva un costo di orario di tra i 17 e i 27 euro all'ora, una cooperativa in appalto era in grado di abbassarlo dai 13 ai 15 euro l'ora. E quindi c'è stata una sorta di spirito imprenditoriale rapace di figure che venivano anche da quel mondo lì, alcune anche dal mondo del sindacato, nel cogliere, insomma, questa opportunità di arricchimento. E altro punto importante è che anche le multinazionali, le grosse multinazionali, in realtà mostrano una forte capacità di adattamento alle condizioni che trovano sul territorio e quindi non hanno problemi a utilizzare lo strumento delle cooperative. Caso diverso, come vedremo, a distanza di qualche decennio, sarà quello di Amazon, dove invece Amazon appunto importerà il suo modello, anzi forse sta addirittura facendo da traino. Un passaggio, insomma, di consegne dalle cooperative alle agenzie interinali come strumento principe della flessibilizzazione del mercato del lavoro nel settore. E quanto tempo ho ancora? In realtà ti chiederei di andare verso la chiusura.
Ah, ok. Vabbè, insomma, questo è un po' il contesto in cui sono nate queste, affermate questo ciclo di lotte, che sicuramente ha portato a un miglioramento delle condizioni di lavoro, perlomeno nei segmenti in cui è riuscito ad affermarsi, perché ha anche scontato dei forti limiti di allargamento, ecco, questo va detto, cioè ha continuato ad allargarsi in settori simili, nella logistica nei corrieri ormai si è insediato, però per esempio già nel settore delle carni, che condivide alcuni aspetti del settore della logistica, la situazione è stata molto più difficile anche per una forte ostilità da parte dei datori di lavoro, anche delle associazioni datoriali, anche con forti momenti di repressione. Poi ricordiamo anche il fatto che ci sono stati degli aggiornamenti legislativi al diritto penale, che hanno appunto inasprito le pene per certi tipi di, per delle fattispecie che spesso si confondono con le modalità dello sciopero fatto a blocchi, quindi il blocco stradale in particolare. E insomma, un sindacalismo che ha avuto un certo successo, ma che fatica comunque a non trova gli spazi per radicarsi davvero. Mi sembra un sindacalismo che molto rimane un sindacalismo dei rapporti di forza, cioè che può essere molto forte, ma non riesce a costruirsi un retroterra istituzionalizzato. E a questo fanno insomma da contraltare le difficoltà che invece il sindacalismo confederale, il sindacalismo tradizionale ha nel muoversi in questo settore, soprattutto di fronte ai processi di frammentazione. Processi di frammentazione, che dico soltanto questa cosa, sono sì molto importanti, ma vanno sempre collegati con un parallelo processo di centralizzazione del controllo. Quindi le grandi aziende multinazionali sono in grado di, attraverso tecnologie dell'informazione, la comunicazione, controllare le infrastrutture, nonostante nominalmente non ne siano responsabili. Scusa, però ti devo davvero chiedere di andare a conclusione, che altrimenti non abbiamo tempo per. Ma io penso, insomma, poi questo caso qui è anche un sintomo, insomma, anche di crisi degli organi di rappresentanza, dei corpi intermedi, sia dal lato sindacale sia dal lato datoriale, perché è vero anche per le cooperative, è vero anche per i datori di lavoro, i committenti, eccetera. Ed è anche un caso di difficoltà della pianificazione dell'economia, quindi anche nell'ottica di una decarbonizzazione, decomunificazione del lavoro e anche di attenzione rispetto al territorio. E quando ricollego sempre un'altra cosa che diceva Lisa, c'è stata proprio nello sviluppo della logistica, delle sue infrastrutture, in particolare nella Pianura Padana, c'è stata un'assenza di pianificazione, ed effettivamente tutto è andato a ricasco su negoziazioni, uno sviluppo disordinato, negoziazioni veramente tra sindaci di piccoli centri e avventurieri dell'immobiliare logistico. E questo ha fatto sì che, per esempio, ritornando a Piacenza, abbiamo, che ne so, tre poli logistici nella stessa provincia. E insomma, quindi questi sono un po' gli aspetti salienti che secondo me valeva la pena condividere in questo intervento. E boh, mi fermo qua, insomma, poi se volevo riprendere alcuni punti. Perfetto, grazie mille Francesco, grazie della prospettiva, insomma, su questo settore. E direi che, insomma, se ci sono domande in chat o insomma nel Q&A, o se c'è qualcuno che volesse intervenire, questo è il momento. Altrimenti, se non ci sono domande. Non so, Lele, tu ne. Posso farne una io se mi vieni, Marco, o se vuoi cominciare tu, No, vai vai, pure. vai, vai, vai tu. Vabbè.
Sì, un paio di spunti. In primo luogo, so che è brutto perché poi io sarò il tuo omologo domani nell'ultimo panel della settimana italiana, però per chi volesse approfondire, cioè, più o meno tutti e tre i nostri interlocutori che giustamente hanno risposto allo stimolo sulle tre parole chiave, no? Però vanno parlando di cura, Lisa Dorigatti invece facendo riferimento alla questione del low cost e fast e-commerce e Francesco Massimo che ha toccato il tema centrale in qualche modo della mancanza di pianificazione, quindi impossibilità di porre il problema della decarbonizzazione in maniera minimamente razionale, e verranno in qualche modo trattati domani alle 3, sempre all'interno della settimana italiana, nel panel che si intitola Ecologia e lavoro nell'antropocene. Rispetto a questo, anticipo, perché giustamente magari qualcuno che ci sta seguendo ora non ha voglia di venire anche domani, che a mio avviso uno degli elementi di interesse che accanto al ciclo di cui ci parlava Francesco Massimo riguardano invece il ciclo di mobilitazione per la giustizia climatica è un rinnovato interesse per diciamo così la centralità della produzione, ok? Quindi uscendo un pochino da quel meccanismo di diciamo così, esternalizzazione della responsabilità sul consumatore finale che in modi diversi ma convergenti a mio avviso Bando e Lisa mettevano in evidenza. E tra l'altro, cioè, se è interessante questo dato, che quindi, oltre a vederlo nelle interviste e quindi ancora non è pubblicato, però quindi, si vede bene in realtà nelle scelte che movimenti come Fridays for Future o Extinction Rebellion fanno rispetto agli interlocutori che si scelgono. Non è un caso che alla vigilia del quinto sciopero climatico del 24 settembre Fridays abbia deciso di scrivere una lettera alle lavoratrici e ai lavoratori e non invece agli imprenditori e alle imprenditrici, alle consumatrici e ai consumatori, no? E lo stesso in qualche modo vale per alcuni nodi territoriali di Extinction Rebellion. Quindi secondo me questo è importante, ma ancora più importante, questa è diciamo così un'impressione però personale, non ho ricerca al proposito, è che avendo seguito un poco qualche vertenza del ciclo di cui ci parlava Francesco Massimo, a me ha stupito che in qualche modo ci fosse una disponibilità dei soggetti che agiscono in conflitto in queste realtà da un lato a volersi formare, dall'altro a voler invece proprio agire immediatamente anche sul lato che potremmo definire in qualche modo ecologico. Insomma, all'interno delle lotte sulla logistica si sente parlare sempre più spesso di una critica rispetto ai processi di consumo di suolo. Non è scontato, era qualcosa che nel 2011, seguendolo allo stesso modo in cui le seguo ora, io non vedevo. Quando il collettivo di fabbrica della GKN fa, è un'altra questione, però insomma è una questione che si incrocia con il protagonismo del sindacalismo di base, ed è una cosa che il collettivo esprime sempre in maniera esplicita, e insomma il fatto che ogni volta che girano da qualche parte in Italia vogliano finire con almeno 5-10 minuti dedicati al fatto che una transizione ecologica propriamente detta può essere posta solo e soltanto a partire da un'inversione, se non altro, della sproporzione dei rapporti di forza oggi presenti nella società, a me pare un elemento che pone il rapporto tra ecologia e lavoro in una modalità che è molto più interessante di quanto non fosse anche solo una decina d'anni fa o prima che iniziasse il ciclo di mobilitazioni anti-austerità. Ecco, buttavo lì questa piccola considerazione per dire che secondo me c'è davvero una connessione tra i due campi che presenta elementi di interesse. In realtà c'è un altro... Scusate, evidentemente c'è un problema proprio io con le piattaforme, devo dire, deve essere qualcosa. Vabbè, a parte questo, c'è anche un'altra domanda che magari metto sul piatto, che arriva da Giorgio Pirina, che in realtà ha avuto dei problemi, si è disconnesso, ma ci teneva a farla, poi dice che la recupererà tramite registrazione. Ve la leggo. Allora, dice Giorgio, sono stati richiamati diversi elementi che nella letteratura sociologica sono ormai assodati e trovano quindi conferme storiche nel tempo presente: frammentazione, ruolo della forza lavoro migrante, innovazioni tecnologiche, di prodotto spaziale, eccetera. Chiederei però un approfondimento a livello generazionale. Ossia, come può la generazione che ora sta sostenendo i movimenti ambientalisti convergere con la questione del lavoro? È possibile agire o usare il frame delle catene globali del valore per creare convergenze e generalizzare movimenti provenienti da contesti diversi e perciò anche con interessi individuali e collettivi differenti?
realtà prende, secondo me, una domanda al quale aggiungo uno spunto, anch'io poi lascio la parola ai relatori, perché anch'io la cosa che volevo chiedere era poi questa, in un settore che, come dire, allo stesso tempo tanto situato, specifico, e tutti voi siete intervenuti anche per sottolineare la specificità di questo settore, ma che allo stesso tempo è forse uno dei più globali per definizioni, internazionali per definizioni. Ecco, diciamo che in questo settore vediamo spesso delle campagne, mi viene in mente soltanto una, che è quella di Amazon, ne cito soltanto uno di Amazon, che appunto sono campagne che non sono poi l'azione sindacale tradizionale, mi verrebbe a dire, assomigliano più a dei veri e propri movimenti sociali, ecco. E quindi mi chiedevo se questo potesse essere già di per sé forse un segnale del fatto che forse, mentre noi siamo qui che ragioniamo di come combinare queste tre parole, esiste già magari un attivismo che è andato un po' oltre, ha trovato il modo per certi versi di coniugare la prassi di questi... per coniugare, come dire, in prassi e per tradurre in prassi, come dire, la necessità non solo di tenere insieme questi aspetti, cioè queste molteplici direzioni dello sfruttamento di cui giganti come Amazon si rendono responsabili, ma anche la sua natura globale. Leggo anche che c'è una domanda di Lorenzo Cattani, però forse magari chiedo prima un breve giro di interventi e poi magari riprendiamo anche quella domanda di Lorenzo. E sentite pur libero intervenire per chi vuole, altrimenti seguiamo l'ordine iniziale come preferite voi. Ok, allora seguiamo l'ordine iniziale, quindi professor Borghi, se vuole. Va bene, allora dico, ma veramente due parole, perché poi molto rapidamente, sono molto d'accordo con quello che è stato detto e credo anch'io che ci sia questo che ci siano segni della diciamo così, della trasformazione di cui ha parlato Emanuele Leonardi. D'altro canto mi interrogo anche su come la si possa sostenere, rendere strutturale e, diciamo così, continuativa nel tempo. Cioè mi chiedo quali sono le sedi, gli spazi che si danno effettivamente perché quel tipo di elaborazione avanzi. Giustamente tu facevi l'esempio che avevo in mente anch'io come esempio di punta dei lavoratori GKN, ma appunto è un esempio da un lato molto importante, dall'altro molto, fra virgolette, eccezionale, cioè parliamo di lavoratori particolarmente maturi anche nella capacità creativa di inventare forme di lotta che si sganciano da schiacciamenti immediati su vertenze sindacali classiche e così via. Benissimo, ho l'impressione che si tratti di una punta particolarmente avanzata, questo non lo dico naturalmente in termini di critica rispetto alla punta avanzata, lo dico appunto come forma di domanda rispetto al fatto che quel tipo di avanzamento sia poi raccolto in modo più corale e si abbia la capacità di elaborare una strategia, perché quella consapevolezza nasce da una lotta, no? Da una lotta che è contingente, specifica, che riguarda quei lavoratori e così via. Poi loro hanno avuto la capacità di generalizzarne alcuni degli elementi fondativi, ma quali sono gli spazi e le sedi nelle quali effettivamente si sta contribuendo a fare quel tipo di operazione lì, cioè a spostare sul terreno della produzione, del ripensamento dei processi produttivi gli afflati, diciamo così, ecologisti, che altrimenti rimangono o puro testimonianza del consumatore finale, come giustamente stigmatizzava Lisa prima, non ha senso più di tanto, poi abbiamo già visto esperienze di tentativi di sostituzione delle lotte di tipo dei lavoratori sostanzialmente da parte di ONG piuttosto che non di rappresentanti dei consumatori, e hanno tutta una serie di controindicazioni su cui non sto a entrare, ma che conosciamo bene. Quindi è chiaro che è lì, è nel momento in cui, diciamo così, si matura, avanza una capacità di rappresentazione e di voice politica del mondo della produzione, che si opera appunto nella direzione di una congiunzione tra obiettivi di giustizia ecologica, obiettivi di giustizia economica e democratica più in generale.
Quello che su cui invece ho qualche dubbio in più è appunto quali sono le sedi, perché non ne vedo così tante, non vedo così tanto il sindacato che ha già il suo bel da fare, quindi ha tutte le sue difficoltà, il sindacato confederale, non lo vedo così culturalmente pronto a questa stagione di rielaborazione. Ecco, poi ci sono tutte le eccezioni, ci sono sempre le figure più sensibili, più attente e così via. Nella mia esperienza anche personale, è un tipo di lavoro che rimane ampiamente da fare. Poi, come dire, se, questione di buona volontà anche, naturalmente. Grazie. Lisa? Sì, andando anch'io brevemente su quello che diceva Bando e sulle sollecitazioni fatte da Emanuele, Marco e Giorgio, condivido anch'io che mi pare ci sia un'area diversa rispetto alla dimensione di lettura del tema che poneva Emanuele, la dimensione della centralità della produzione. Mi pare sicuramente molto più presente, non sono un'esperta di questioni ambientali, quindi non sono in grado di dare profondità storica, però sicuramente mi sembra che ci sia molto di più questo tema del capitalismo piuttosto che del consumatore dentro il ragionamento più complessivo. Condivido con Bando la dimensione di dubbio sulle sedi in cui articolare questa questione, il rapporto tra movimento del lavoro organizzato, soprattutto nelle sue dimensioni più tradizionali, e la dimensione del lavoro è un elemento ambiguo, complicato per certi versi, soprattutto quando riguarda il tema, il trade-off con l'occupazione. Dall'altro lato ha avuto elementi anche estremamente avanzati in termini di ragionamento sulle nocività, la salute e sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi non è che non ci sia un ragionamento su eco all'interno del movimento operaio. Sicuramente, soprattutto in contesti di crisi, questo elemento diventa più problematico e assume spesso elementi un po' in un certo modo conservativi, diciamo così. Una cosa che secondo me lo porrà in termini più urgenti è questa dimensione della dimensione della riconversione che gioco forza è dentro non soltanto la dimensione dei movimenti, ma anche le pressioni istituzionali e quindi tutto il tema Next Generation EU fondi che vanno verso quella direzione porrà, secondo me, gioco forza questo tema del tema ecologico in termini di riconversione, quindi come si pone nel tema dell'innovazione tecnologica immediatamente legato alla dimensione delle condizioni di lavoro, può aprire spazi di ragionamento che possono sicuramente assumere toni molto conservativi e quindi di non particolare capacità di rilancio e di sguardo sul futuro, ma che possono anche aprire un elemento un po' spinto anche appunto dal fatto che c'è un soggetto esterno che interviene in questo senso. E che può aprire uno spazio di ragionamento, mi verrebbe da dire anche in latitudini dove insomma ha fatto più fatica a entrare. Rispetto al tema delle catene del valore e delle interconnessioni internazionali, secondo me qui si apre una partita ancora più difficile, ancora più complicata, nonostante poi ci siano terreni di azione transnazionali, ma che fanno sempre un po' fatica ad aprirsi in termini più immediati rispetto alle vertenze specifiche. Se prendiamo il caso della GKN, è un elemento molto problematico il fatto che, nonostante questa questione sia aperta in Italia, è aperta contemporaneamente anche in altri contesti nazionali, cioè GKN sta ristrutturando le sue operations a livello continentale. Abbiamo avuto recentemente un incontro in cui era presente anche una rappresentante di Industry Hall europea e lì si vede come la dimensione di interconnessione a livello transnazionale faccia ancora molta fatica a prendere piede e costruirsi come
come terreno su cui articolare non tanto la dimensione di solidarietà, ma di solidarietà insomma teorica, ma di capacità di mobilitazione sulle questioni specifiche. Quindi sì, sicuramente si vedono degli spazi. Talvolta si fa un po' fatica ancora a capire esattamente come poi impattino sulle questioni più concrete, più specifiche. Ok, grazie Elisa. Francesco? Francesco, sei senza microfono? Sì, sei mutato. Dicevo, collegandomi subito a quello che diceva Lando sugli spazi, mi sembrava un punto abbastanza importante. A me viene in mente un po' in realtà penso che ci sia una tradizione che il sindacato ha di attenzione a creare degli spazi di incrocio, di contaminazione. Per esempio c'è l'esperimento che durò poco, la breve parentesi del sindacato dei consigli, era un tentativo di dare al sindacato proprio un ruolo anche di programmazione e di intervento politico diretto sullo sviluppo e anche sullo sviluppo dei territori. Quindi magari anche quello potrebbe essere un'esperienza un po' da riprendere, magari nell'ottica appunto di fare di ruoli come le camere del lavoro, per esempio, le camere del lavoro del territorio, insomma, cioè recuperare un po' anche questa vocazione che potevano avere certe strutture organizzative a interessarsi non solo del lavoratore in quanto percettore di reddito e esecutore di una prestazione appunto lavorativa, ma anche come cittadino e come produttore anche in senso lato. E poi sempre invece rispetto a quello che diceva Lele sulle possibili assonanze che ci possono essere tra la critica del lavoro e la critica della produzione, cioè, insomma, penso che insomma, già almeno a livello teorico dovrebbero già andare insieme, anche se su questo ovviamente poi il sindacato sconta anche i limiti di essere una struttura che nasce all'interno del capitalismo, nasce all'interno del capitalismo industriale, del lavoro salariato, quindi la lotta economica che in realtà non supera il modo di produzione ma in realtà aiuta a riprodurlo è qualcosa che sconta ancora oggi. Però voglio dire, ci sono dei punti anche solo contingenti, per esempio mi viene in mente il caso di proprio nel caso di questo sindacato, piccolo sindacato di white collar ingegneri che si era formato negli Stati Uniti, Amazon Employees for Climate Justice, che era venuto in Europa a fare un giro, una specie di tournée per prendere contatto con lavoratrici, lavoratori dei magazzini. Quindi abbiamo organizzato degli incontri in Francia, ci sono stati anche altri a Padova, in Francia con Solidaire, a Padova con, hanno visto la BL Copas, in cui si provava a costruire un confronto. Io la vedo in maniera abbastanza semplice, per esempio già banalmente lavorare su il problema dei ritmi di lavoro, quindi anche a cascata sulla salute, perché ricordiamo poi la logistica in Italia, stando ai dati dell'INAIL, è il secondo settore con più incidenti registrati, poi c'è anche quelli non registrati, e le patologie muscoloscheletriche, eccetera. Insomma, anche solo guardare i ritmi significa in prospettiva poter guardare anche alla programmazione dei flussi delle merci. Significa che vedere, ok, qui i camion li facciamo partire pieni, utilizziamo una logica che è quella di basso impatto ambientale, che poi potenzialmente sarà sempre una coincidenza, magari non è detto che è sempre così, e quando succede magari sarà una coincidenza, però coincidenza dopo coincidenza, se i camion devono partire in maniera programmata, tra i parametri inseriamo anche quello dei ritmi di lavoro e della protezione della salute. E qui si torna al problema insomma della programmazione delle infrastrutture, nel senso che comunque Michael Mann, sociologo americano, statunitense, insomma,
teorizzava il potere infrastrutturale come una delle prerogative dello Stato, no? Come entità della modernità. Quindi la programmazione, nel caso soprattutto di grossi piattaforme, grossi monopoli o oligopoli, della logistica, ma anche dei dati, è un terreno, insomma, strategico visto di una democratizzazione, anche di una decarbonizzazione. Questo vale sia per come programmiamo i territori, come programmiamo appunto i flussi delle merci, le infrastrutture, ma anche la pubblica amministrazione, perché se guardiamo i processi di digitalizzazione, non è detto che debbano essere tutti dipendenti da imprese private. Anche molto banale quello che succede in questi giorni col caso di Facebook, che mette davanti il profitto alla protezione del benessere e della privacy dei suoi utenti. Però effettivamente, se noi lasciamo che scelte cruciali, delle quali poi non si torna indietro, anzi che hanno già riconfigurato gli spazi urbani, per esempio il modo in cui consumiamo, eccetera, vengono fatte da attori privati che non hanno alcuna responsabilità rispetto alla cittadinanza, insomma, si impoverisce la politica, si impoverisce la vita sociale, eccetera. Quindi penso che sarebbe un punto. Penso ci sia bisogno di ritorno di una programmazione anche buona parte centralizzata, insomma, per far fronte. E non è detto che questa programmazione non avvenga, cioè il problema, penso, anche come diceva Lisa, può essere anche che venga da un'altra parte. Ok, grazie Francesco. Tra l'altro su questo tema c'era anche una domanda di Lorenzo, non so se c'è qualcuno vuole provare a rispondere in un minuto, che è quello più o meno che ci resta. Lorenzo scrive: relativamente al tema della pianificazione dell'economia, è importante ritornare a una politica industriale verticale dove c'è chi sceglie, chi vince e chi perde? Tuttavia, a differenza del passato, dobbiamo adottare questa mentalità anche sul fronte dell'organizzazione delle relazioni di impiego, oltre che su quello dell'innovazione tecnologica? Cioè, chiedo, insomma, in questo caso, visto anche il poco tempo, se c'è qualcuno dei relatori che vuole avventurarsi in una risposta. Cioè, se pianificazione vuol dire che, per esempio, tu la gestione, l'intermediazione sul mercato del lavoro non la dai più ai soggetti privati, ma torni a darla ai centri per l'impiego, quella è già una forma di programmazione. Questo perché Lorenzo faceva riferimento alle relazioni di impiego, oltre che su quelle dell'innovazione. Quindi, insomma, penso che dal mio punto di vista, beh, appunto, lo ripeto, ci sono questi marchi. Sì, non so se facesse riferimento anche al tema delle condizioni della qualità del lavoro nella dimensione dell'allocazione delle risorse, cosa che ad esempio non c'è per nulla nel PNRR per come è stato definito a livello nazionale, dove si continua a stare anche rispetto al tema dell'innovazione tecnologica dentro una dimensione di incentivo a pioggia che non ha alcun tipo di orizzonte di politica industriale, di dimensione non tanto di selezione tra chi vince e chi perde, ma neanche di minimo criterio di allocazione che non sia quello del chi arriva si prende la saccoccia. Io, appunto, in teoria una pianificazione, diciamo, una politica industriale, parlerei di questo più che di pianificazione dell'economia, una politica industriale dovrebbe essere proprio la capacità di sfuggire alla logica tra chi vince e chi perde sostanzialmente e costruire delle condizioni praticabili per appunto sviluppare l'impiego delle persone avendo impatti diversi, ma non mi sembra, ecco, di vederlo nelle corde dei principali attori delle politiche nel nostro paese in questo momento, le cui priorità mi sembrano essere altre, ecco, tutto qua. Sì, in realtà su questo anche io volevo dire una cosina breve, anche in relazione a quello che diceva Francesco del potere infrastrutturale. Mi pare che, insomma, è veramente complesso immaginarsi politiche industriali che riescono a essere, come dire, così verticali,
quando il potere infrastrutturale conosce quantomeno una crisi, se non un vero e proprio stravolgimento anche da parte, insomma, di entità che non sono pubbliche, ma che riescono in qualche modo ad incidere in maniera significativa sulle infrastrutture. Penso solo anche al rapporto fra Amazon e le infrastrutture alle strade, insomma, negli Stati Uniti esiste un importante dibattito anche sulla pressione che Amazon ha nel riconfigurare le infrastrutture, ma anche qui a Bologna, per esempio, sul passante di mezzo è stato un forte dibattito anche legato a questo aspetto. Quindi credo che sia un elemento interessante sul quale però purtroppo non possiamo continuare a riflettere perché è terminato il tempo a nostra disposizione. Domani venite. C'è sicuramente l'appuntamento di domani. Lele, non so se puoi ricordarlo tu, alle ore, mi sembra... Alle 3, alle 15. Alle ore 15 ci sarà l'appuntamento di domani. Io ricordo quello sempre di domani alle 8 di sera, del meet and mingle di quella che sarà l'assemblea pubblica, dove discuteremo il seguimento di questo movimento. Ringrazio il professor Vando Borghi per aver partecipato a questa discussione, ringrazio anche Isidoro Rigatti e Francesco Sabato Massimo, e a presto, e insomma ci vediamo a presto, e grazie ancora a tutti per la partecipazione. Arrivederci, grazie. Grazie a voi dell'organizzazione. Ciao.